Ci sono cambiamenti nel programma rispetto alle altre edizioni? In che senso? Se c'è una qualche novità. Ma sì, ma ci sono sempre nuovi musicisti, altri musicisti e così via, questo è normale. Quest'anno abbiamo dedicato il festival a Daisuke Fuba, lui è giapponese da Tokyo e gestisce un'orchestra che varia tra una ventina fino a 200 persone. E a Poschiavo quest'anno vengono una trentina, 31 per essere preciso. E questa orchestra si chiama Shibusa Shirasu, è fantastico perché c'è un po' di tutto, c'è la musica, c'è la danza, c'è l'aspetto teatrale, c'è la scultura. Loro portano delle volte draghi volanti, ma grandi, di 8 metri di larghezza o lunghezza, veramente delle sculture volanti pazzesche. Oppure ci sono due pittori che accompagnano l'orchestra. Uno si chiama Abeta Yasuhiko e lui ci fa anche vedere le sue disegni anche di 3 metri lunghezza, altezza, soprattutto dei draghi probabilmente. E questa esposizione sarà al Rio. E l'altro artista fa delle proiezioni delle opere che disegna sul computer che vengono proiettate durante il concerto. E lui si chiama Kenichi Aoyama e lui farà un concerto speciale con alcuni musicisti del Shibusa Shirasu Orchestra e dipinge, cioè come un omaggio anche a lui, no? Per farlo vedere un po' più presente. Poi abbiamo un altro giapponese che si chiama Keiji Haino, è un chitarrista stupendo, viene chiamato il mago della chitarra oppure sì, il mago, il sciamano della chitarra. È difficile di spiegare cosa fa, lui lo chiama avanguardia. Allora siamo nel presente. Poi abbiamo un altro gruppo che si chiama Kamama, una cinese americana, Audrey Chen, che suona il cello e canta in un modo molto spirituale. E il suo compagno Luca Marini è il batterista e loro ci fanno un concerto. In più fanno anche due concerti nelle scuole e questo è un'altra parte del festival che il festival offre degli laboratori e concerti specialmente per le scuole. Poi c'è il gruppo svizzero di Jacques Demier e Urs Limegruber che si chiama Six e sono in sei. Un po' da tutta l'Europa c'è Dorothea Schürch, come cantante c'è Roger Turner di Londra come batterista, poi Thomas Lane da Berlino, suona un analog synthesizer. E in più c'è Ok Jung Lee, è una cellista della Corea, cioè anche questo gruppo molto, molto fine, molto intenso, molto bello, bellissimo io penso. E un quartetto parla del mormorare, si chiama Murmur, è composto da Riccardo Lupi, Lin Cassier e Manolo
come si chiama? Manolo Cabras al basso e Joao Lobo alla batteria e l'incassier è una cantante e Riccardo Lupi suona il sassofono. E poi ci sono altri e vedete su www.uncool.ch.